Ad Urbino arriva, nasce un nuovo festival, questo fine settimana, il primo fine settimana di maggio, di cosa si tratta? Il festival si chiama Alexeia, è un nome che viene dall'antica lingua greca e il tema dell'anno è sul mito. Ci siamo ispirati a una simbologia da un punto di vista ovviamente dei concetti, questo è chiaro, perché dopo questi anni, chiamiamoli particolari, le domande più esistenziali dell'uomo sono venute in mente a tutti, quindi un pochino di classici ci vogliono e in una città come Urbino viene spontaneo. Cosa troveremo e dove? Perché sono tante le aree dedicate a questo festival, dalla rampa elicoidale e non solo. Sì, un festival fondamentalmente è un momento di linguaggi, per questo motivo abbiamo ritenuto, perché come organizzazione siamo degli associati di editori, designer e giornalisti, abbiamo ritenuto appunto di proporre un festival in modalità diffusa, quindi sì, in più location, e con artisti di varie discipline, quindi siamo tra l'arte e la musica, si inizia venerdì. Il programma e qualche appuntamento assolutamente da non perdere, illustriamolo. È difficile dire cosa non c'è da perdere, perché ci saranno molti momenti di incursioni performative, come un po' negli anni 70, perché è un festival situazionista. Il simposio potrebbe essere una delle occasioni interessanti, anche perché abbiamo Vincenzo Sparagna, che è il fondatore di Frigidaire, quindi diciamo un nome dell'editoria italiana. Un altro momento importante è la presentazione stessa del festival, che la facciamo dentro la rampa elicoidale, con partenza alle 17:45 da Piazza Mercatale, perché ci saranno delle sorprese.